Ci troviamo al centro commerciale Montefiore di Cesena e tra poco uno youtuber e un ex calciatore si scontreranno su un campo davvero inconsueto, quello dei Fornelli. Tommy, com'è andata oggi tra un youtuber e un ex calciatore? Che risultato hanno conseguito? Hanno portato a casa uno 0-0, un pareggio, però sono stati tutti e due molto bravi. E Agostini molto, si vede che a casa lo mettono sotto a fare la pedina ai Crescioni. Luca un po' meno, però col sapore si è stato più attento, quindi è per questo che il pari merito, Luca per il sapore e Agostini per la tecnica. Luca, che risultato abbiamo conseguito oggi? Allora, alla fine c'è stato un pari merito fra me e Ago, è stato un verdetto molto difficile da parte della giuria, col pubblico molto diviso, però devo ammettere che forse Ago è stato un pochettino più bravo di me. Quindi un interista che come due interisti alla fine siete... Ma noi siamo obiettivi, siamo umili, obiettivi, onesti e quindi devo dire che accetto il verdetto del pubblico, però forse Ago è stato un pochino più bravo. È stato più bravo, beh, ma lui ha militato in tante squadre, Milan, Roma, e quindi chiaramente ha un pochettino più di esperienza sul campo, magari non quello no, gastronomico, però... Però come diceva bene anche Luciano, forse Ago, avendo a casa una moglie che lo sprona di più a fare qualcosa in cucina, era un po' avvantaggiato da questo punto di vista. Io invece da single sono molto bravo a comprare da mangiare già fatto. Beh, esistono anche i libri di cucina. Non si finisce mai di imparare, si può imparare, non è detto che questo non sia l'inizio di un nuovo percorso. Assolutamente, ma allora lo diamo questo calcio ai Fornelli o no? Assolutamente sì, anzi, e poi mi raccomando, domenica prossima ne diamo ancora di altri calci ai Fornelli qui al Montefiore. Allora, magari diciamolo Luca, domenica prossima, diciamo proprio l'orario, che cosa succederà qui su questo campo? Ci sarà un'altra sfida ai Fornelli con un calciatore che ancora non vi svegliamo, però un altro ex calciatore di Serie A, altra sfida ai Fornelli, ancora un piatto tipico della tradizione romagnola, questa volta sarà ancora più difficile perché avremo la prova del cappelletto. Ecco, non possiamo dire quale sarà il giocatore, ma possiamo dire magari per che squadra tifa o in che squadra ha giocato? Allora, ti dico che anche lui è un tifoso dell'Inter, ma non ha mai giocato nell'Inter. Ha giocato in Serie A nel Parma e nel Siena. Ma abbiamo fatto caso che tra il pubblico quelli che hanno vinto la maglietta di cartellino giallo sono juventini? Vabbè, ma noi siamo generosi, noi da questo punto di vista siamo generosi con tutti, interisti, milanisti, juventini, non c'è problema. E quindi peccato che gli altri non siano generosi con voi, nel senso che comunque è da 18 a 35, no? Vabbè, non ci facciamo caso, non pensiamo a queste cose, dai. No, cerchiamo di essere positivi. Positività, quindi positività. Facciamo 35 meno 18, quanti ne mancano? Parecchi, 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 non diciamolo, dai. No, va bene, dobbiamo essere sempre positivi, sì. Pensiamo positivo, sì. E quindi va bene, allora ci vediamo domenica prossima, grazie mille. Ciao grazie Luca. Grazie a voi, ciao, ciao, ciao. Massimo, questa sera ti sei cimentato in un campo un po' particolare, no? Quello della cucina. Com'è andata? Molto particolare, per chi non ha mai cucinato è difficile. Anche fare una piadina, gli ingredienti, metterli tutti insieme e cercare di fare una pietanza abbastanza gustosa non è facile. Per quello che capisco le difficoltà che hanno delle volte anche i cuochi a cucinare, e a dar da mangiare a tantissima gente, perciò è stato bello, ci siamo divertiti, c'è stata parecchia gente che è curiosa, è venuta a vedere, però è stata una bella esperienza vissuta in mezzo alla gente ed è una bella iniziativa. Tanti tifosi, ecco, tu comunque hai giocato in varie squadre di calcio, qual è la squadra che ti è rimasta di più nel cuore? Beh, io ho giocato in tante squadre, però devo dire che le due squadre dove è rimasto qualcosa, la prima è la Roma, dove ho iniziato da, diciamo, nel calcio vero, nella capitale, in Serie A, perciò dove mi ha fatto crescere sia calcisticamente sia come uomo, e in più lì ho concepito mia figlia, poi è nata a Cesena, però l'area di Roma è stata propizia. E poi c'è un'altra città che è Napoli, dove ho passato 2 anni stupendi e lì, anche lì mia figlia ha iniziato ad andare a scuola, ha fatto la primina e la prima elementare e devo dire che ho vissuto 2 anni e sicuramente sarei stato qualche altro anno in più se non fosse successo qualcosa con un po' con tutto, con il tifo via. Però
sono state le due città dove mi sono trovato forse meglio. Poi calcisticamente in tutte le squadre che ho visitato, dove sono stato, è stato bene, perché Milano, al Milan è stato alla grande, forse è stata la squadra più forte al mondo dove ho giocato in quel periodo, con giocatori incredibili. Poi c'è stato Parma, Ancona, Spezia, però dove sono partito e dove sono tornato è Cesena, dove mi ha dato la gioia di diventare un giocatore, un calciatore, e dove mi ha fatto partire per il grande calcio. Perciò sarò sempre riconoscente a questa città e a questa squadra.